dal 25 di novembre al 6 dicembre al Teatro Carcano, Il Grande Dittatore, dal film di Chaplin che io ho in qualche modo rivisitato. E Chaplin tratta, come tutti sappiamo, un argomento doloroso, terribile, come quello della dittatura nazista, con una leggerezza, un'ironia, un sarcasmo, un divertimento che in qualche modo induce a riflettere, perché quando le cose vengono poste in un certo modo, leggero, a volte il risultato è addirittura maggiore, perché non ti coinvolge emotivamente, ma magari rifletti di più. È sicuramente uno spettacolo di grande comicità. E ce ne accorgiamo perché la sera a volte fatichiamo ad andare avanti, però allo stesso tempo porta avanti una tematica terribilmente attuale. Parla della persecuzione degli ebrei durante il nazismo e lì appunto ogni sera quando io sono in scena mi rendo conto di quanto l'essere umano ha una memoria corta, cortissima, nel non capire che la bellezza del diverso sia un capitale piuttosto che predicare la divisione, predicare le chiusure, predicare la paura. È anche bello vedere una trasposizione di un film che per molti ragazzi è sconosciuto. È un cult, un po' ci successe la stessa cosa quando abbiamo portato in teatro La strada di Fellini, però molti pensavano che fosse quella di Kerouac, perché appunto un film fatto tanto tanto tempo fa e quindi si rischia di andare nel dimenticatoio. Quindi a volte dicono, ma perché riprendi questa cosa? Non è pericoloso? No, niente è pericoloso se è fatto in buona fede, se è fatto con il messaggio di riportare in vita qualcosa che è grandioso e che è necessario che venga ridato alla luce, al pubblico, farla conoscere appunto ai ragazzi. Quindi per questo io credo che ne valga veramente la pena. Consiglierei ai giovani di venire a vederlo, perché è giusto divertirsi, bisogna divertirsi, però anche prendere coscienza di ciò che ci succede. E questo spettacolo mi sembra che rappresenti proprio questo tipo di situazione.